Su ciascun pianeta della galassia c'è una forza definita il flusso. Un'energia formidabile e magica. Noi di Achillean la chiamiamo il respiro. Il flusso è talmente potente che il suo utilizzo è stato proibito, tranne che nel Galactic Football, lo sport più spettacolare dell'universo. Dopo 15 anni, sfidando il destino avverso, una giovane squadra di Achillean vince la Galactic Football Cup, sorprendendo l'intera galassia. Adesso i ragazzi sono ansiosi di provarci ancora, anche se nuove e difficili sfide li attendono. Il nostro destino è nelle loro mani. Galactic Football! Nell'episodio precedente di Galactic Football. Kernor, Lur, Warren, Lunzera, Stevens, Sinet e Jock! Che squadra da sogno! Mio caro Sogni, non è strana la vita? Eccoci qua tutti insieme a guardare gli All-Star. Siete tutti grandi campioni. È un onore per me allenarvi. Cinque a uno per gli All-Star! E questa è la fine della partita! Che fai? Non vieni con noi? Ho cose migliori da fare. Certo, ma il Netherball è un'altra cosa. Hai visto come giocava Rocket l'altra sera? Sorpresa! Bella prova, Jock, hai fatto una partita esemplare. Sei stato fantastico. Sembra che le cose siano andate storte. Ma avevo detto a Sinet di non giocare. Non mi piacciono i problemi. Per il tuo bene, Harris, sarebbe stato meglio che Sinet non avesse incontrato Rocket. Computer Technoid V3, la tecnologia più avanzata al vostro servizio. Così alla fine gli ho detto: ehi amico, ma da che pianeta vieni? Ma ora attenzione gente, stasera abbiamo un ospite speciale. Eccolo qua, è Harvey, il Technodroid V3, che ha appena disputato la partita con gli All-Star. Wow, fatti vedere, Harvey, hai un aspetto terribile. Dimmi, cosa ti è successo? Mi hanno riciclato, amico. Che cosa? Ti hanno riciclato? Oh, no. Beh, sai una cosa? Meglio avere sempre una seconda chance. E adesso via delle scatole, ammasso di ferraglie. Il riciclo è anche troppo per te. Dov'è Arti? I pirati sono sempre inaffidabili. Sbrigati, Zoran! Do soltanto un'occhiata in giro. Rispondimi, Bennett. Stare da solitaria è la vita del pirata. Senza una casa, senza una sposa, non c'è riposo per il mio cuore indomito. Grazie, bella signora. Rispondimi. Arti, vecchio mio, che combini? Lo sai che questo è il numero di emergenza, no? Sì, scusa, Bennett, ma ho bisogno del tuo aiuto. Sto seguendo una pista. Sono all'angolo tra l'ottava e la quindicesima, settimo livello. Raggiungimi. Sarò lì in un lampo, Arti. Ehi, ragazzi, vi propongo un affare. Io vi do la mia chitarra in cambio di questo. È un'emergenza, gente! Fate largo! Fatti fare una revisione, bello! Non vorrà saltare laggiù! Finalmente un po' di azione! Questa tranquillità tecnoide mi sta uccidendo! Bella giornata, vero? Addio! Speriamo
Spero di non doverlo aspettare a lungo. Bennett, ma com'è? Ho preso una scorciatoia. Wow! Il fatto è questo, stiamo seguendo due tizi. Sono due ex giocatori del Wombas. Cosa Sonny contro gli Wombas, scusa? Niente. Ma ho sentito che parlavano fra loro di Rocket. Credo che ci porteranno dritti a lui. Rocket? Allora è una cosa grossa. Avanti, muoviamoci. Signori, ricordate, nel Netherball non ci sono regole. Giocate duro, non ci sono problemi. Il vincitore avrà il controllo della sfera. E adesso datevi la mano e che la partita abbia inizio. Aspetta un attimo, sono confuso. Torna indietro. Deve essere da questa parte. Sicuro che siano proprio loro, Artie? Sembra si siano persi. Ehi, Artie, che cosa succede? Wolfen, senti questo rumore? No, non sento proprio niente. Ok, andiamo. Non voglio arrivare tardi. Ci è andata bene, Artie. Se fossero stati dei robot, saremmo stati nei guai. Scusa, lasciamogli un po' di vantaggio. Il campione della sfera sta per affrontare Sined! Che lo spettacolo abbia inizio! Hai commesso un terribile errore a sfidarmi, Rocket. Ah, gli errori mi piacciono, ne ho fatti parecchi. No, Sined, non puoi farlo. Devi perdere questo incontro. Gol per Sined! Forza, non mi risparmiare, Rocket. Non preoccuparti. Non lo farò. Tempo rimasto 8 minuti. Sei il numero uno, Rocket! Sei il migliore! Sei il più forte! Avevi ragione, Artie. È proprio questo il posto. Gol per Rocket! Grazie per l'assist, Sined. Questa sarà la tua ultima partita, Rocket. Sarai fortunato se riuscirai ad andare via sano e salvo.
Che ne dici? Questo è stile. Un altro gol per Rocket! E vai, Rocket! Rocket è re della sfera. Su questo non ci piove. Sonny, abbiamo trovato Rocket. Ottimo lavoro. Sono sicuro che anche Blaylock non sia troppo lontano. Tempo rimasto 4 minuti. Spero che Sinéad ricordi le tue parole. Non deve assolutamente vincere. Sono sicuro che Sinéad si farà onore, generale. La partita non è ancora finita. Spero tu abbia ragione, per il tuo bene, Harris. Odio essere tradito. D'altra parte, perché non lasciarli giocare? Guardala, non è meraviglioso? Guarda quanto flusso ci stanno dando, Harris. Andiamo, Sinéad, tirati su. Non c'è nessun gusto a giocare da soli. Rocket, non è così che si gioca a football. Tempo rimasto 1 minuto. Beh, allora ciao. È stato un piacere, veramente. Hai dimenticato che qui dentro non ci sono regole, Sinéad. Cerca di rimetterti presto. Abbiamo raccolto una quantità incredibile di flusso oggi. È quasi sufficiente per il nostro primo test. Sembra che il tuo agnellino si sia fatto male davvero, Harris. Avrà dei problemi nella prossima partita di Galactic Football. Sei stato grande lì dentro, Rocket. Peccato che non fosse un campo di football. In caso non lo sapessi, mi hanno buttato fuori dalla Lega. Ho sentito che sei stato solo temporaneamente sospeso. Credimi, il Netherball non fa per te. Tu sei un vero campione, Rocket, e non hai bisogno di questo. Sono io che decido. Mi piace giocare a Netherball. E adesso, se vuoi scusarmi... Avanti, torna a giocare a football. Almeno lì per vincere non devi massacrare nessuno. Ci vediamo, Warren. Ragazzi, vi dispiacerebbe farmi un po' di spazio?
E vai. Cerca almeno di respirare, Micro Ice. Nessuno te lo porta via, sai? Devo accumulare energia extra per le prossime partite. Accumulare energie? D'accordo, ma non chili di troppo. Se continui così, non riuscirai più a sollevarti da terra. Neanche con il respiro. Oggi è il gran giorno. Dovrebbe essere ufficiale ormai, no? Già. Finalmente Arch annuncerà la formazione per la partita con gli Wambas. E allora? Finalmente sapremo. Sì, ma ancora non sappiamo niente dalla Lega. Perché ci mettono tanto? Noi abbiamo vinto la Coppa. Mi dispiace tanto, tia. So bene che non ti va, ma purtroppo dobbiamo accettare l'idea di giocare senza Rocket. In fondo ce lo aspettavamo, no? Ed è solo per una settimana, vedrai. La Lega prenderà la decisione giusta. Sai qual è la decisione giusta? È chiaro. Lasciare che Rocket giochi. Non ha mica messo in pericolo la galassia. Niente paura, è solo la vostra prima partita in un torneo di coppa. È una passeggiata. Che ti succede, Mark? Non hai mangiato niente. Non lo so, ero sovrappensiero. Rocket, ma cosa ti è successo? Ci vediamo dopo, ragazzi. Wow, non ha assaggiato neanche una di tutte queste leccornie. Probabilmente è sotto pressione. Io non chiusi occhio prima della mia partita d'esordio. Neanche io, avevo un aspetto orrendo. Io mi ricordo di aver dormito alla grande. Già da allora non avevi problemi a dormire? Non preoccupatevi per Mark, è forte. È in grado di cavarsela. E ora muoviamoci. Arce ci aspetta per l'allenamento. Dai, andrà tutto bene, Yuki. Oh, ma io mi preoccupo per te, Micro Ice. Stai mangiando davvero troppo. Tieni, finisci pure questo. Ci vediamo, eh? Certo, mi piace mangiare. È forse un crimine? Come sapete, non abbiamo ancora notizie di Rocket. Inoltre, la Lega non mi ha ancora comunicato le sue decisioni. So che sarà dura, ma ora è certo che dovremo giocare la prima partita del torneo contro gli Wambas senza Rocket. Ecco la formazione. Jock e Micro Ice in attacco. Tia e Mark al centrocampo. Mei e Tran in difesa e Yuki in porta. Perché non Aito? È disponibile, sta meglio, coach. Sì, è vero, ma Aito non è ancora completamente guarito. Al momento non è in grado di poter sostenere un'intera partita. Deve ancora recuperare, sarebbe troppo rischioso. Ma senza di lui non abbiamo un vero portiere, mi spiego? Jock, ma di che cosa parli? Cosa c'è che non va? Anche Yuki è una snow kid, Jock. Chi ha ragione, Jock. Yuki è una vera snow kid. Ha lavorato duramente ed è molto in gamba. Yuki prenderà il posto di Aito. Ne è perfettamente in grado. Aito verrà sostituito almeno per la prima partita. Hai capito bene? Sono stato chiaro? Sì, coach. Scusami, Yuki. Non ce l'ho con te. È che dobbiamo assolutamente vincere. Dobbiamo farli a pezzi, gli Wambas. Lo so, Jock. Lo faremo. Ok, Clamp e Simbai ora vi illustreranno il programma dei prossimi giorni. Bene, ragazzi, spero che siate in buona forma. Ho messo a punto un programma speciale che sfrutta i punti deboli dei nostri amici, gli Wambas. Meglio così, in fondo, fratellino. Sì, lo so. È vero, non sono forte abbastanza. È giusto che mi risparmi per le prossime partite. Gli Wambas non sono famosi, ma sono in gamba. Lo vedrete, possiamo batterli. Ma dovremo stare bene allerta e fare il gioco di squadra. Ricordo come mi hanno marcato una volta. Non sembri troppo entusiasta di giocare, Mark. No, è che pensavo a Rocket. Vedi, sono in una strana posizione, ho preso il suo posto. Non so spiegarmi, ma è una strana sensazione. Hai sentito, Arch? All'inizio è così. Non ti arrovellare. Concentrati sulla partita. Ok, ci provo. Grazie per il sostegno. Sonny? Che cosa? Ne sei sicuro? Arrivo immediatamente. Un
Un saluto a tutti voi e benvenuti a questa edizione specialissima di Arcadia Sport verso la Galactic Football Cup. Nork, credo che tu abbia delle novità, giusto? Sì, esatto, Kelly. La notizia che tutti aspettavamo. La formazione degli Snow Kids per l'incontro di domani al Genesis Stadium, dove gli Snow Kids dovranno vedersela con gli Wombats. E vedo che la formazione riserva parecchie sorprese, Nork. Arch mette in campo due nuovi giocatori. Mark al centrocampo, al posto del leggendario capitano Rocket, e Yuki in porta al posto di Aito. Incredibile, due esordienti in una partita così importante. È veramente una grande novità. Abbiamo visto Mark e Yuki giocare in qualche amichevole, ma nessuno si aspettava di vederli in una partita di Coppa. E comunque, per quel che mi riguarda, ho solo una cosa da dire per l'esplosivo incontro di domani. Go, Snow, go! Un giorno ho detto a mia madre... Lei era una pescatole, ma di quelli che funzionano, eh? Non voglio che vi facciate idee sbagliate. E comunque, le ho detto che volevo diventare dottore. E lei mi ha risposto, fantastico, finalmente apriremo un umano. No, non dovreste ridere. Era sicuramente Rocket, non ci sono dubbi, credetemi. È stato incredibile, non l'ho mai visto giocare in quel modo. Né lui, né altri. Era come se fosse posseduto, ha annientato Sined. E quella macchina, la sfera, da dove è saltata fuori? Dicono che era così quando l'hanno trovata. E gli incontri da chi sono organizzati? È un pubblico di tifosi scatenati. È un po' difficile per noi due passare inosservati. Impiegherò i miei uomini, Sonny. Scopriremo chi c'è dietro. Per me c'è puzza di tecnoid. Dobbiamo dare un'occhiata più da vicino a questa sfera. Se ho visto giusto, Rocket ci condurrà da Blaylock. Davvero pensi che sia ancora vivo, Sonny? Non posso rischiare che lo sia. Blaylock vivo non è una persona da prendere alla leggera. Come tu sai bene, Clamp, ci ha quasi ucciso e voleva causare danni ben più gravi. Allora dobbiamo dirlo a Simbai. Va bene, Clamp, ma solamente a lei. Non voglio che lo sappia nessun altro, nemmeno Arce. Finché la Lega non si pronuncerà, lasciamo che Rocket giochi. Così avremo tempo di scoprire cosa c'è sotto. Se il generale Blaylock è ancora vivo, dovremo aspettarci soltanto una cosa. Terrore allo stato puro nella galassia. Nel prossimo episodio di Galactic Football. È proprio come dall'altro lato. La sfera è completamente sigillata, Sonny. Ciao, bambina mia. Siamo venuti a vedere la tua prima partita. Sembra che Rocket non abbia mai lasciato questo stadio. Che cosa? Ne sei sicuro? Lasciate che vi ricordi che questo è un torneo ad eliminazione. Se perdete, è finita. Niente coppa. Torniamo tutti ad Achillean. Io ho fiducia in te. Non ti preoccupare. Hai solo bisogno di tenerli uniti, Arch. Sono una squadra nuova. Hanno bisogno di un capo. Hanno bisogno di te.